Ve l'ho riportato, Marco Amato. Io non ti abbandono, caro Marco Amato. In questo strazio. Sì, siamo due uomini distrutti, si vede. Sì, ma sai qual è lo strazio vero? Non è tanto, no, andare a Venezia, tornare, quello è un privilegio. Il bello del nostro mestiere è di raccontare fatti. In generale, abbiamo parlato di Fragile, che è un ottimo prodotto. In tanti ci state chiedendo, ma dove potremo vederlo? Non si sa ancora, perché abbiamo visto l'anteprima Venezia e ora la Juve è in trattative con varie. Finisco piattaforme, Sì. no? Per cercare di capire dove pubblicarlo. Ma essendo un prodotto di qualità, secondo me la Juve non faticherà a trovare, anzi, conoscendo chi ci lavora, magari hanno già tutto fatto, lo tengono in silenzio come è giusto che sia. Però, con Seisao, dottor Amato, abbiamo scoperto un nuovo muscolo? Un nuovo muscolo è legato al perone della gamba, problema muscolare, tra 9 giorni. Sì. Nuovo passaggio al G-Medical e da Sì. lì magari saranno poi più chiari il percorso di recupero. Se avrà già recuperato, è difficile che in 9 giorni possa già recuperare. E peccato, peccato perché l'abbiamo visto frizzante, ce lo immaginavamo già protagonista nelle prossime gare. Dovremo aspettare ancora un po'. Credo che ci possa stare cambiamento di preparazione, l'arrivo, c'è anche un fatto emozionale, il debutto, sovraccarichi, eccetera, eccetera, ci può Però stare. qualcuno ti dice, perché l'obiezione qua sotto è con Seisao, Thuram, aiutami tu, quelli sono fatti male, Weah, Zizic però era Weah, traumatico. Miretti, Miretti. Adice no, Adice traumatico. Anche Miretti traumatico. No, scusami, Adice muscolare, Sì. Miretti traumatico. Dai, sii puntuale, sii preciso. Quindi, parliamo di quattro giocatori. Qualcuno dice, che ci fosse stato. Lo so, È tutto, però credo che faccia parte della normalità, cioè non è normale avere, se vogliamo così, già tanti infortuni muscolari, perché non è roba di poco conto, però se spingi tanto, preparazione, agosto, di qui, di là, vai a mille perché Thiago Motta vuole anche un certo tipo di calcio, può capitare. no, sono perfettamente d'accordo. A questo ci aggiungo che comunque tutti hanno cambiato metodi di preparazione, metodi di lavoro, non solo rispetto alla vecchia Juve, ma anche cambiando squadra come Thuram, per esempio. Quindi non è un discorso solo di vecchia Juve, nuova Juve, ci sta, siamo all'inizio della preparazione, mi ricordo quando giocavo io, Ora mi viene da ridere, però. No, infatti non è un paragone che fa ridere, però per dire mi ricordo che quando fai la preparazione poi è facile in questi mesi farsi male, il sovraccarico, l'elongazione, tutti questi termini che abbiamo imparato a conoscere. Non credo che ci sia un problema a questo punto, lo giudicheremo più avanti se ci sarà poi una sistematicità negli stop muscolari, ci auguriamo ovviamente di no, allora da lì potremo giudicare. A questo punto non credo che sia emergenza o problema o chissà che altro. Senti, nei prossimi giorni ci sarà un contatto diretto tra Juventus e Porto. I club hanno un ottimo rapporto, abbiamo dato loro Thiago Jalò pagando il 40% dell'ingaggio stagionale, il 60% a carico del club lusitano. Però c'è tutto il discorso legato a Conceição, perché la Juve lo ha preso in prestito secco, 7 milioni più 3 di bonus legati alla qualificazione alla prossima edizione della Champions. Abbiamo raccontato, la Juve fa questa operazione, ma con vista canale preferenziale estate 2025, quando a partire da giugno ci sarà una clausola rescissoria, se non sbaglio, da 30 milioni. Ora, ho già spiegato che questo non è un anticipo, quindi questa operazione è un'operazione. Eventualmente in estate se ne dovrà definire un'altra. E quindi, se devi pagare la clausola, non è che fai 30 meno 7, no? Non è che. Però ho intuito che c'è ottimismo sul fatto che si possa trovare una via maestra che consenta però alla Juventus di poter avere un posto in primissima fila, la pole position. Perché dal momento che c'è una clausola, il giocatore può esercitarla per conto di tutte le altre società. Sai benissimo, Marca, sa benissimo anche chi mi segue, che la clausola non viene esercitata dal club che ti acquisisce. Il club sostanzialmente è dietro di te, per fare in modo che tu, Sì. in prima persona, poi possa esercitare la clausola. Però anche nelle ultime ore abbiamo avuto segnali di una Juve che vuole portarsi avanti, probabilmente perché, sai, se questo ragazzo dovesse esplodere, almeno
sei lì, sei per primo. Sì, diciamo che in questo contesto che hai dipinto tu acquista... Ecco il lecchinaggio acuto, ecco il lecchinaggio acuto, va bene, va bene. Sei diciamo... il mio preferito, il bianco. Sei il mio preferito. Ci ha fatta. No, diciamo che acquista senso poi tutta quella l'operazione del prestito oneroso che era finita un po' sotto i fari, qualche critica. Sì, ma anche io inizialmente non l'avevo capita. Avevo detto, ragazzi, abbiamo scritto giocondo qua. Però non l'avevamo capita, però ci dicevamo, stiamo calmi e vediamo. Cerchiamo di capirla. Doveva avere un senso e più passano i giorni, le settimane, più un senso questa operazione ce l'ha, perché se poi hai appunto un canale preferenziale, se fa una stagione da fenomeno o comunque da buon calciatore, sei lì per prenderlo a titolo definitivo. Secondo me è una scommessa che vale la pena fare, perché con Sisao io mi pare un calciatore interessante, un calciatore che con Thiago Motta può fare bene, però lo scopriremo, diciamo, vediamo dopo il recupero, quando lo vedremo in campo con più continuità, quello che può fare. Io ho solo un dubbio su Sisao. Apri. Che il dibattito. Che sia solo uno spaccapartite o se possa essere anche un titolare. Mi pare un profilo adesso, in questo momento, da mettere al 60, al 50 o quando perdi. Tu dici una partita chiusa, sì, magari perché la superiore numerica. Beh, è un dubbio legittimo. Adesso non so quanti conoscono perfettamente questo giocatore. Io sicuramente no. Mi ha fatto una buona impressione, quantomeno in termini di personalità, nella partita con la Roma. Ora, purtroppo, questo infortunio non ci voleva, anche perché lui si sarebbe potuto allenare con la squadra, perché non è stato convocato per la nazionale. E invece fra 9 giorni, come detto, verrà rivalutato. Chi ti aspetti titolare dopo la sosta? Chi mi aspetto titolare dopo la sosta? Allora, mi aspetto Cop Mainers. Sì, ci mancherebbe altro. Che tra l'altro leggevo un po' che è arrivato abbastanza in forma, non in formissima, perché comunque è stato fermo, tra virgolette, non si è allenato con la squadra, con l'Atalanta. E quindi qualche dubbio c'era, però sembra stare bene. Mi aspetto lui, mi aspetto Nico Gonzalez, forse. Tu dici nonostante vada sì, in nazionale con l'Argentina. Sì, è vero, c'è questa variabile del rientro transoceanico, del rientro tardi. Chi non mi aspetta titolare sicuramente Danilo, perché mi viene in mente il viaggio, oltre già quello che abbiamo raccontato, le gerarchie cambiate da Thiago Motta, anche il fatto del viaggio, del rientrare all'ultimo in direzione Empoli. Mi aspetto ormai Calulu. Che possa giocare. Calulu è rimasto qui. È un giocatore sul quale la Juventus fa affidamento per questa stagione. L'ha voluto a un certo punto a tutti i costi. Sì, chiaro, piano B, piano C, perché ha sfumato Todibo. Prima ancora la Juventus è riuscita a prendere Calafiori. Però mi aspetto che il giocatore possa giocare queste partite. A parte che. E te lo aspetti a destra o centrale? A destra in queste partite. Poi magari se vuoi far riposare Gatti, non lo so, Gatti devi farlo giocare ora perché stanno molto bene, devi invece secondo me spostarlo a destra, ma lì ci sono un po' di soluzioni. Sono anche curioso di vedere Thuram rientro alla sosta. Milik, c'è un po' un punto interrogativo. Milik ce la farà per l'Empoli o ce la farà per il Napoli? La mia sensazione è stata che questo punto di domanda in mezzo c'è il PSV. Questo punto di domanda ce l'abbiamo anche Thiago Motta, quando ha risposto a questa domanda in conferenza stampa. Il suo sembrava un po' un augurio lanciato lì così, senza particolari certezze, senza la volontà di nascondere il fatto che magari loro sanno che già ci sarà sicuramente. Anzi no, proprio secondo me è un punto di domanda che si trascina, e secondo me è un punto di domanda che si allarga proprio a Milik in questa Juve. Perché va bene magari non essere al top della forma, al top della condizione, però questo problema inizia a diventare lungo, e servono calciatori che garantiscano un certo numero di partite, perché le competizioni sono tante, si gioca spesso, tutte cose che già sappiamo. Sai che ti dico, è stato un grandissimo piacere, caro dottor Marco Amato. Il piacere è tutto mio. Ecco lì che continuo, ecco lì.